In Italia, a fine 2020, erano presenti circa 7.000 minori stranieri non accompagnati. Sono minorenni non aventi cittadinanza italiana o europea che si trovano sul territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti responsabili. Sono bambini e ragazzi che migrano soli, con i mezzi più disparati, per fuggire da situazioni di guerra, deprivazione o per motivi economici. Per la maggior parte sono maschi tra i 15 e i 17 anni. Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è ormai strutturale e non può essere considerato un'emergenza temporanea. Sebbene nella prassi essi siano stati inquadrati come migranti, va ricordato che sono principalmente ragazzi e devono essere protetti e tutelati in base alla Convenzione di New York sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Come ti chiami? Mi chiamo Giuliano Dingozzi. Mi chiamo Sabian Mar. Mi chiamo Andrea Rica. Io mi chiamo Yashar Becha. Quanti anni hai? Ho 19 anni. Ho 18 anni. Ho 17 anni. Ho 18 anni. Da dove vieni? Dall'Albania. Vengo dall'Albania. Vengo dall'Albania. Vengo dall'Albania. Da quanto tempo sei in Italia? Da 2 anni. Sono in Italia da 1 anno e mezzo. 1 anno e 5 mesi così. Io sono in Italia da 1 anno e 6 mesi, 7 mesi così. Che cosa stai facendo adesso? Sto facendo il corso di cucina. Sto facendo la scuola per idraulico. Ho fatto una corsa di elettricista, ora lavora elettricista. Adesso sto facendo un corso di italiano. Descriviti con 3 aggettivi. Permaloso, altruista, irascibile. Sono un altruista, parlo troppo e indeciso. Timido, generoso e lavoratore. Simpatico, mi arrabbio spesso, anche solare. Ti piace fare sport? Mi piace pallavolo. Sì, mi piace giocare a calcio. Sì, quando c'è tempo libero si va a giocare a calcio. Mi piace fare un passeggiata con i miei amici in una park. Indica un difetto del tuo vicino. Parli troppo. Tu pulisci troppo. Non sai giocare a calcio. Fumi tanto sigarette. In questo momento, dove vivi? Vivo in un appartamento della cooperativa Girasole. Con lui. Vivo da una casa chiesa valdese che si chiama Nautilus. Vivo in una casa valdese che si chiama Ulisse a Firenze. La Regione Toscana ha cercato di agevolare processi partecipati di integrazione attraverso scelte programmatiche e organizzative fondate su principi di sostenibilità e sul modello di accoglienza diffusa. Questo modello, organizzato in strutture di piccole e medie dimensioni e distribuite sul territorio regionale, si basa sulla costituzione di una rete capace di garantire l'assistenza e l'integrazione dei ragazzi nella comunità locale, attraverso attività di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, con progetti individuali attivati dagli enti locali. L'Ufficio Minori Non Accompagnati segnala la presenza del minore sul nostro territorio al Tribunale per i Minorenni, alla Procura, alla Questura, in modo tale che lui otterrà dal Tribunale per i Minorenni la nomina di un tutore, otterrà poi un permesso di soggiorno per minore età e poi verrà subito sentito dal servizio sociale, quindi dall'assistente sociale, per conoscerlo, per capire le motivazioni per il quale è venuto sul nostro territorio e elaborare insieme a lui e alle comunità un percorso scolastico o un percorso formativo. Il servizio collabora con tantissime comunità che si trovano sia in Firenze che fuori Firenze e insieme al tutore e alla struttura si elabora un progetto educativo individuale che porterà il minore fino al compimento della maggiore età per poi andare verso l'autonomia. Ho scelto di fare la tutrice volontaria perché come mamma mi sono domandata in che modo potevo essere utile a dei ragazzi che sono lontani da casa. In realtà il ruolo di tutrice volontaria non è essere una seconda madre, è sentirsi inseriti all'interno di un sistema che prevede il giudice, il tribunale dei minori, l'assistente sociale, l'associazione con la quale si collabora e non soltanto questo, anche la famiglia di appartenenza del ragazzo e la nuova famiglia che si crea fatta di amicizie, sia italiane che del proprio paese.
E quindi il mio ruolo è diventato una sorta di equilibrio tra queste funzioni, di coordinare, di parlare, di capirsi, di esserci nel momento in cui gli altri non potevano esserci. Quando la sera mi manda il messaggino e mi dice Nate Nemir, che significa buonanotte, io mi sento ripagata di questa cosa. E, perché non significa solo buonanotte, significa ti ho pensato, sei l'ultimo pensiero della sera, ti aspetto, vediamoci presto. In questo contesto si sviluppa il progetto App Minori, rivolto ai minori stranieri non accompagnati, accolti negli appartamenti per l'autonomia dell'area metropolitana fiorentina. Il progetto App Minori nasce su finanziamento europeo del Fondo FAMI, gestito dal Ministero dell'Interno, e nasce per volontà del Comune di Firenze che, insieme a una serie di soggetti del terzo settore che gestiscono le strutture di accoglienza sul territorio metropolitano fiorentino, ovvero Consorzio Coeso, Cooperativa Girasole, Diaconia Valdese Fiorentina, Associazione Nosotras e Consorzio Cori, dicevo, nasce con il supporto scientifico dell'Istituto degli Innocenti per incentivare e rafforzare la rete dell'accoglienza sul territorio. App Minori si è svolto dal 2019 al 2021 ed ha lavorato per il rafforzamento della rete territoriale di soggetti pubblici e privati per stabilire procedure e strategie condivise che possano migliorare ulteriormente gli interventi per l'inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati. Ha fatto questo tramite l'istituzione di un tavolo istituzionale che ha redatto delle buone prassi che poi saranno diffuse sul territorio regionale e nazionale. Il progetto ha lavorato tramite delle azioni che concretamente aiutassero e supportassero i minori stranieri in un percorso di autonomia che consentisse loro di uscire da quello che è il contesto assistenziale. Per fare questo abbiamo agito su tre ambiti fondamentali di azione. Quindi il supporto educativo per l'inserimento scolastico, ma anche formativo. Abbiamo agito tramite la socializzazione, quindi eventi, tramite associazioni del territorio, sportive, culturali, coinvolgendo fino a 100 ragazzi su vari eventi. Purtroppo con la pandemia che ha investito tutto il nostro sistema nel 2020 abbiamo dovuto poi riportare le attività dal territorio più interne rispetto alle strutture, ma comunque abbiamo continuato una serie di laboratori, fra i quali, per fare un esempio, il laboratorio di biciclette, ma anche tanti altri. Infine, forse la cosa su cui il progetto è stato più innovativo, è l'area della facilitazione all'inserimento lavorativo, che è stata portata avanti tramite laboratori di L2, quindi lingua italiana specifica per il mondo del lavoro, tramite laboratori di orientamento al lavoro mirati anche alla ricerca attiva del lavoro e tramite l'opportunità, il reperimento di opportunità di inserimento in stage per i ragazzi che si sono concretizzate in 26 borse lavoro e in un'assunzione con un'azienda anche abbastanza importante del territorio che ci ha dato modo di avere questo successo che non sempre si registra. Ciao, sono Andrea Scecconi, titolare della ditta Scivetta Impianti, lavoro nell'edilizia e ho conosciuto Andrea tramite un progetto di scuola lavoro. È venuto a fare una prova e ho deciso di rifargli un altro contratto per tenerlo in quanto un ragazzo in gamba, disponibile, serio, ha voglia di imparare il nostro lavoro. Salve, sono Maria, proprietaria del bar Gusto Bistro di Firenze. Abbiamo accolto nella nostra struttura due ragazzi, Yashar e Mehdi, per il progetto di integrazione sociale in ambito lavorativo. I ragazzi sono arrivati ovviamente senza nessuna competenza nel settore, ma avevano gran voglia di imparare. Infatti hanno acquisito velocemente comunque tutte le nozioni del ruolo di barista. È stata una bella esperienza perché ci ha lasciato tanto, nel senso che abbiamo conosciuto le loro storie e ci siamo affezionati a questi ragazzi. Ad esempio, Mehdi, che viene dal Bangladesh, è arrivato con pochissime conoscenze della lingua italiana. Ed era buffo vedere iniziare i discorsi in inglese per poi passare al francese, allo spagnolo, diciamo un po' ogni cliente metteva del suo per riuscire a far capire, diciamo, insegnare un vocabolo al ragazzo. La cosa più bella di tutto questo progetto è che comunque
si è creato un bel rapporto con loro, io continuo a sentirli, ci teniamo in contatto ed è nata una bellissima amicizia. Il progetto App Minori ha messo in moto un processo di riflessione, concluso con la redazione di una carta degli intenti comune. Tra le proposte per migliorare il sistema di accoglienza e promuovere futuri inclusivi possibili è emersa la necessità di costruire una cornice istituzionale comune per permettere una maggiore interazione tra strutture di accoglienza e risorse del territorio, rafforzare la rete istituzionale attraverso momenti di confronto e formazione congiunta tra soggetti della rete, promuovere percorsi di autonomia secondo principi di flessibilità organizzativa e ascolto dei bisogni attraverso la formazione, l'orientamento e l'inclusione lavorativa, sostenere la socializzazione come motore di inclusione sociale e il principio di interculturalità nella progettazione delle attività a loro rivolte.